Questo programma in collaborazione con... Sì, è nostra ospite, dottoressa Paola Tarantino, che piacere poterti rincontrare. Parliamo di viso, come mantenerlo giovane a tutte le età, perché ormai non esiste più nel nostro vocabolario la parola invecchiare. Ormai anche ci sono delle bellissime donne di 60 e 70 anni, perché no? Senza stravolgere naturalmente i lineamenti. Certo, oggi l'invecchiamento già è un qualcosa che si sente a 30 anni, sembra strano, però oggi la ragazza già tende a tenerci a se stessa, quindi il ringiovanimento va a toccare vari livelli sociali, varie età, uomini e donne, perché poi non bisogna trascurare anche gli uomini. Personalmente amo la naturalezza, quindi tendo con i trattamenti di medicina estetica a non stravolgere le mie pazienti, a cercare soprattutto di comprendere ciò che la paziente vuole da me per raggiungere alla fine un risultato soddisfacente. Dottoressa Tarantino, hai appena detto 30 anni, quindi da che età è iniziare a curare il proprio aspetto e a combattere, ahimè, le prime rughe? Quando si formano? Dai 20 anni in poi bisogna cominciare a curare la pelle, curare nel senso di gestire il sebo. Il sebo, quindi il grasso della pelle, ecco, volgarmente detto per far comprendere il concetto, va ad infiammare la cute, quindi quell'infiammazione poi porterà negli anni successivi all'invecchiamento. Ed ecco perché già dai 20 anni noi applichiamo, ecco, pratichiamo sulle pazienti delle terapie soft, piuttosto molto naturali, dei peeling, qualcosa di leggero, con una terapia domiciliare appropriata che ci permette di far sì che le nostre pazienti si sentano sempre con una pelle fresca e giovane. Quindi andiamo a prevenire l'invecchiamento. I nostri alleati quali sono? Ecco, tu hai parlato di trattamenti domiciliari e non solo. Peeling, quali tipo di peeling? E poi parliamo anche di filler, certo. Pro o contro? Quindi man mano che andiamo avanti con l'età, iniziamo a 20 anni con un peeling che si può fare dagli 8 anni in poi per altri tipi di patologie, per poi, andando avanti con l'età, andare ad affrontare il problema della ruga, ecco, del cedimento. Cosa facciamo? Abbiamo tante armi a disposizione, tecniche, tecnologie, e andiamo a migliorare il viso delle nostre pazienti. Il filler che cos'è? Da to fill in inglese, riempire. Andiamo a praticare dei riempimenti a base di acido ialuronico naturale, riassorbibile, non dannoso come era una volta il silicone, che ci permette di ridonare un attimo di freschezza al viso delle nostre pazienti, quindi andare a sostenere la ruga, andare a migliorare i volumi senza stravolgere, quindi ripristinando la paziente a 10 anni prima, ecco, al viso che aveva 10 anni prima, con molta naturalezza. Che meraviglia, in pochi istanti, perché in realtà spieghiamo come avvengono queste iniezioni, vengono proprio in uno studio, su questo lettino, e tendo sempre a puntualizzare di richiedere al medico a cui decidete voi di affidarvi il bugiardino, quindi il bugiardino che è la storia del prodotto che il collega vi inietterà con la data di scadenza, e quella è già una certezza è anche il collega che apre la fiala davanti a voi e quindi vi dà totale serenità. I trattamenti fatti con tranquillità, con limpidezza, possono andare a dare tranquillità ai pazienti, ma anche a noi medici. Ecco, parliamo di un altro trattamento, insomma, a volte bistrattato, che nasce proprio in oculistica e poi viene utilizzato per rimuovere le zampe di galline, il botulino, la tossina botulinica. Dottoressa, a favore, contraria, ormai... È il terrore di tutte le pazienti. Quando giunge una paziente la prima volta da me, dice: no, dottoressa, la prego, il botulino no. Allora, questo non deve spaventare. In Italia abbiamo 3 tipi di tossine botuliniche del tutto tranquille, che ci concedono un effetto del tutto naturale al nostro viso, e non dobbiamo avere paura. Anche qui vi consiglio di stare attenti, quindi il collega, il medico, deve aprire il botulino davanti a voi, diluirlo e buttare la boccetta. In quel modo avete totale serenità che la fiala è stata usata solo per voi, e siamo tutti più sereni, perché altrimenti che cosa può succedere? Può succedere che nella fiala... Ci sono dei colleghi che possono, ho visto purtroppo, che possono conservare nel frigorifero con il nome anche stesso della paziente la stessa fiala. Purtroppo non è legale.
Non è legale. Però molti lo fanno. Non so. Non è legale e quindi è importante che si apra il prodotto davanti al paziente, si dia il bugiardino e si butti poi la parte restante se la paziente proprio non vuole eseguire tutta e effettuare tutta la fiala completamente. Ancora una curiosità, i fili in luogo dell'ormai desueto lifting, che per carità qualcuno lo effettua ancora, magari avanti con l'età, però già per la paziente, diciamo 35-40 anni, questa fascia d'età, i fili, lei è d'accordo, è contraria, come li applica, ci vuole una scuola particolare? No, vabbè, allora i fili sono l'ultimo grido, l'ultima tendenza e ciò che ci richiedono di più le pazienti. A mio parere il filo è un completamento di un lavoro che poi abbiamo fatto nei vari mesi precedenti, perché ci permette, come la ciliegina sulla torta, di avere quel miglioramento dell'elasticità cutanea. Non parliamo di lifting, altrimenti i colleghi chirurghi potrebbero arrabbiarsi. Il lifting è un'altra cosa, ma questi fili, devo dire, in medicina estetica ci consentono di avere dei risultati meravigliosi su quello che è il turgore, quindi questo effetto liftante che poi completa quello che è l'effetto riempitivo che abbiamo utilizzato, avuto con i filler, ottenuto con i filler, è l'effetto distensivo del terzo superiore che abbiamo utilizzato col botulino. E dove si applicano? Sempre su questo sempre rettino, qui, in ambulatorio, in ambiente sterile, certo, comunque, certo, come con le sue assistenti, certo, insomma, poi inquadriamo, certo, che tranquillizzano anche le pazienti. La cosa fondamentale è soprattutto che il collega che pratica questa cosa sia preparato, ma così come vale per i filler, vale per il botulino, c'è bisogno di informarsi, di studiare, perché anche se può sembrare una pratica semplice, sono tanti i danni che giungono nel mio, non solo ambulatorio, ma anche di altri colleghi, e che quindi poi a noi un po' più esperti ci tocca rimediare quando è possibile, altrimenti la paziente avrà un danno definitivo a vita. Una curiosità, una donna oppure un uomo che decide di sottoporsi a questo tipo di intervento, l'utilizzo quindi dei fili per il viso, per rimodellare, ringiovanire il proprio aspetto, dopo quanto tempo può tornare alla vita normale, quali sono gli accorgimenti, qual è la fase tra virgolette post-operatoria, perché in realtà questo inserimento avviene con delle cannule, certo, con degli aghi. Oggi abbiamo aghi e cannule. Ecco, la cannula è un po' l'evoluzione dell'ago. La cannula ci permette di non ottenere, o quasi un rischio zero, ecchimosi, che è quella cosa antiestetica che purtroppo prima non permetteva alle pazienti di andare subito a lavorare. Personalmente ora la paziente viene anche nella pausa pranzo e riesco tranquillamente a farla ritornare al lavoro con serenità. Al massimo c'è un po' di infiammazione cutanea, ma che riusciamo a gestire con delle creme lenitive e quindi niente praticamente. Chi non può sottoporsi a questo tipo di intervento? Perché lei prima parlava di danni, di insomma, esatto, che si vedono dei casi. Allora, in generale io consiglio di fare i medici e quindi sconsiglio di eseguire questi tipi di trattamenti su qualunque paziente possa avere delle malattie autoimmunitarie. Quindi è importante in questo caso la prima visita, fondamentale, un attimo di anamnesi per capire se c'è una patologia di base e quindi non trovarci anche in questioni medico-legali poi abbastanza difficili. Una volta fatta l'anamnesi, l'altro rischio importante al cui possiamo essere esposti è proprio la presenza di silicone, quindi di filler non riassorbibili, in quanto in quel caso noi non possiamo assolutamente pungere. Quindi vi consiglio un'ottima anamnesi, una visita medica fatta bene, palpare la paziente, se non siamo sicuri richiedere un'ecografia. A quel punto noi a livello medico-legale siamo sereni e la paziente può seguire tutti i trattamenti che desidera. Dottoressa, rughe insidiose, difficile da insomma far tra virgolette, diciamo così, scomparire, il cosiddetto collare, le rughe del collare di Venere, che cosa fare, quali sono le armi in suo possesso, in possesso dei medici estetici? Certo, allora, il collo è un attimo più difficile da trattare in quanto ha bisogno di più tempo. Spesso la paziente giunge in studio desiderando un risultato immediato. Noi in viso col filler ce la possiamo fare. E il collo invece ha bisogno proprio di una ristrutturazione che dura mesi. Quindi abbiamo la biostimolazione, abbiamo i fili di biostimolazione, abbiamo i fili di sospensione, abbiamo tante armi, abbiamo i laser, però è importante spiegare alla paziente che è una cosa più graduale rispetto al corpo. Quindi il messaggio per i nostri telespettatori ora in ascolto è quello di non arrivare troppo tardi, ma esatto, iniziare già molto presto.
questo, esatto, con piccoli trattamenti, esatto, per vedersi bene allo specchio, per star proprio bene, esatto, con se stessi. E poi è fondamentale anche la cura a casa della cute. Noi abbiamo in studio varie, soluzioni a disposizione, abbiamo i peeling di cui parlavamo prima, ma curiamo le pazienti anche a casa con delle creme specifiche che ci permettono di stimolare anche a casa e quindi di far mantenere più a lungo quello che abbiamo raggiunto, quindi un risultato che resta più duraturo nel tempo e la paziente è contenta perché non deve essere sempre da noi in studio, ma stimolando a casa permette di far durare più a lungo il trattamento eseguito. Il famoso peeling, star peel. Star peel è un bel peeling, è un peeling stimolante che ci permette proprio di migliorare la texture cutanea, il sebo della cute e rinnovare proprio la cute, dare una rinfrescata, ecco, un refreshing del viso che poi può essere fatto sia prima che durante i trattamenti, quindi continuarlo anche durante i trattamenti perché tiene stimolata la pelle e quindi fa sì che il nostro peeling, il nostro filler, il nostro botulino siano più performanti. Allora dottoressa, grazie per questa utilissima informazione, per l'appuntamento, io ho piacere di poterla reintervistare nuovamente, in questo momento siamo a Napoli ma lei lavora anche a Milano, a Roma, in Puglia, quindi ci vedremo in un altro studio, anche perché la nostra trasmissione itinerante, le prime due puntate sono napoletane, poi saremo a Roma, a Milano e la promessa, parleremo del corpo, sì, qualche consiglio? Tanto anche lì da dire. Al femminile ma anche al maschile, anche al maschile. No? Per gli uomini che ci tengono palestrati, che mangiano bene, che hanno quel rotolino da eliminare. Ma gli uomini a proposito, che cosa dire, chiedono di mantenersi giovani, il viso giovane, certo, gli uomini sono un attimo più diffidenti ma quando si fidano si abbandonano, quindi è importante conquistarli e soprattutto non stravolgerli perché il ringiovanimento nell'uomo è ancora più difficile, certo. Però è bello e gli uomini oggi ormai ci tengono ed è bello che sia così. Grazie dottoressa Trantino. Arrivederci. Nella prima parte del programma abbiamo parlato di salute ed ora di bellezza. Naturalmente abbiamo un'artista nel vero senso della parola, lei si chiama Gioia Perillo, nata proprio a Napoli, ecco, e vive in Campania, esattamente dove? A Somma Vesuviana. Posto bellissimo, ridente, dove trova un po' di ispirazione, vero, sì, per creare. Io ho detto artista perché crea questi gioielli che sono davvero molto particolari per sognare ad occhi aperti. Io ad esempio sto indossando in questo momento questo collier, questi sono Swarovski. Com'è nato ad esempio questa parure? Poi mi piace il discorso della parure perché normalmente noi troviamo o la collana, ma sono pochi che creano ancora il bracciale, l'anello, l'orecchino, e questo fa piacere, una vera artigiana. Sì, mi ispiro sempre in base al vestito, vedendo il vestito della cliente, della persona della quale deve indossare, allora mi rendo conto cosa indossare, cosa farla portare, perché amo valorizzare le donne e renderle meravigliose, in questo caso tu sei meravigliosa. Grazie Gioia. Allora senti Gioia, quindi questa è una curiosità, in poche parole non è che crea ex novo un gioiello la nostra artista, ma insieme alla cliente crea, quindi viene nel tuo laboratorio e assemblate, guardate, porta, sì, l'abito, ma hai mai creato anche degli abiti gioiello, perché no? Sì, sì, e mi è capitato spesso con i miei amici stilisti di creare qualcosa di particolare che arricchisca la donna. Senti, materiali utilizzati, tu hai parlato prima di Swarovski, sì, e poi? E ci sono pietre, ci sono le pietre semipreziose, ci sono gli argenti e gli Swarovski in questo caso. Senti, ma tu sei un artista tutto tondo perché crei anche, sono stata nella tua bottega prima a vedere i gioielli, aprire, ho scelto anche questo collier che purtroppo ti renderò perché è bellissimo. E allora, sono stata anche nella tua bottega, definiamola così, sì, la fucina dell'artista.
e al primo piano mi sono arrampicata su queste scale e sono rimasta colpita da dei quadri, soprattutto da una regina con questo gioco dell'oro dei colori. Ma quindi tu dipingi anche, sì, eh? E utilizzi? Come pittrice, poi mi evolvo man mano perché tutto quello che vedi mi attrae e parte l'ispirazione così, senza nessun freno. Ma nascono anche dei quadri gioiello, pensa che domanda ti faccio. Eh? Sì, sì, il primo in assoluto è stato quello di mio figlio, che l'ho rappresentato come un principino e gli ho fatto una corona di pietre. E poi di lì è nata questa, altri pezzi che sono piaciuti molto. Svela una cosa, tuo figlio è veramente un principino, biondo, bianco, bellissimo e ti assomiglia molto. Bene, a cosa stai lavorando in questi giorni? Sto preparando le colazioni invernali. Anticipazione? Spaziamo dalle porcellane alle pietre semipreziose, poi ci sono dei gel in Swarovski con i colori autunnali in questo caso. Gioia Perillo, grazie. Grazie a te.